Cinque sono le ragazze fanesi protagoniste di un progetto internazionale di politiche giovanili tra la città di Fano e quella di Wolfsburg. Un progetto che è nato grazie alla stretta sinergia e legame che unisce le due cittadine, tanto da richiedere una disponibilità e partecipazione di giovani studenti fanesi, compresi tra i 16 e i 21 anni, già coinvolti in attività sociali e ambientali. L'evento internazionale vedeva infatti la partecipazione di un centinaio di ragazzi provenienti inoltre anche da Russia, Cina, Polonia, Germania e Stati Uniti. Un bellissimo progetto, ci tenevamo a raccontarlo perché è stata una bella esperienza internazionale dove le ragazze hanno parlato inglese e questo è il bello anche dell'Europa che permette di viaggiare a tanti ragazzi. Entusiaste le cinque ragazze che hanno aderito all'iniziativa nel quale hanno ribadito l'importanza del progetto come occasione di crescita culturale, partecipando ai diversi dibattiti in lingua, oltre ai vari temi riguardanti l'attivismo sociale dei ragazzi e della cittadinanza attiva. Di questa partecipazione qual è stata l'esperienza più significativa? Sicuramente la visita al Reichstag, perché comunque è stato molto interessante in quanto grazie alla nostra partecipazione a questo progetto abbiamo potuto visitarne anche l'interno e accedere alle zone appunto adibite alle riunioni dei vari partiti che normalmente non siamo chiusi al pubblico. Un rapporto dunque che si prolungherà nel tempo confermando la volontà di potenziare i rapporti con Fano. Infatti il prossimo 9 settembre, quattro sportivi fanesi rappresenteranno la città della fortuna alla maratona organizzata dalla città tedesca. Tra i rappresentanti ci sarà per la prima volta il gruppo podistico Fano Corre. Partecipiamo a questa iniziativa naturalmente per la prima volta. La maratona di Wolfsburg che circa, come diceva prima Annibale, conta circa 4.000 partecipanti tra la mezza e la maratona, quindi è una maratona abbastanza importante. Mentre le tre persone in rappresentanza del comitato con le marathon saranno Antonio Girolometti, Giorgio Sebastianelli e il presidente Annibale Montanari. Noi siamo in quattro atleti che partecipiamo, quindi saremo là presenti, tre faranno la maratona, io insieme forse a Massimo faremo anche la mezza, quindi saremo presenti, una bella opportunità che ci dà il Comune di Fano, quindi un'uscita che sarà utile un po' a tante cose.